Motore, il camera 1 parte. Controllo microfoni, camera 1. Controllo. Maria, okay. Maria, mi fai uscire Claudiano. Mi fai uscire Claudiano dalla passerella, per piacere, grazie. Benvenuti su Around the Valley. Hai già fatto i Chuck? Ma l'hai fatti anche in questa? E Roberto, io domani Maria, non ci posso sono. Posso entrare con la rosa? Questo video qua. Aspetta un secondo, scusa. Valley. Dimmi, scusa. Però, scusa, Maria. Non può andare avanti la gag dell'archetto per tutto. Garrison, partiamo col balletto, grazie. Benvenuti su Around the Valley. Questo video è un po' strano perché noi sì vi faremo vedere le cotture di queste uova in maniera particolare, ma allo stesso tempo stiamo sia testando questi archetti per la prima volta. Senti là, fa finta di parlare con no, è ingestibile questa cosa. Intanto c'è Davide Spione dall'altra parte del muro che ci sta origliando. E io andrei a far vedere tutto il processo della bassa temperatura. Aiutatemi. Però allora, dobbiamo fare una roba. Lui deve smettere di parlare. Io non sto parlando con nessuno. Dai, ho capito, ma smetti di parlare. 5 minuti arrivo. Puoi dare due schiaffi a Claudiano. Cosa siamo qui a fare? Dobbiamo fare tre preparazioni. Questo vuol dire che abbiamo 4 tentativi. Possiamo una sola volta. Io già mi vedo che noi mettiamo l'uovo qua dentro. Mentre scrivevamo la puntata che avete visto sul canale principale, abbiamo visto che le uova cotte a bassa temperatura, secondo determinati timing, possono raggiungere delle consistenze considerevoli. Smettila. No, mi hanno confermato. Smettila. Oggi cercheremo di prendere fuori tre uova. No. Cuocerne una a 63 gradi per un'ora per ottenere un miele viscoso, la consistenza di miele viscoso. Una a 64 gradi per un'ora per ottenere lo spessore di una maionese. È più curioso. Allora, a me è arrivato una segnalazione. Mi hanno detto che i sous vide sono una pazzesca. No, devi smetterla di odiare. Io li odio. Poi, ecco, questa è la roba più strana perché non l'ho capita. A 68 gradi per un'ora come un formaggio arrendevole. Queste sono tutte le che si sono inventate i chef del sous vide. Perché ricordiamo, dillo, è stregoneria oscura. Non lo sanno neanche loro cosa stavano facendo. Un grado non cambia niente. No, non cambia un cazzo. Adesso lo dici. Quando volevo rifare la scheda degli arrosticini. No, no, allora, secondo io direi di partire col primo uovo. Vai, caccia dentro. Che andremo. Sì, noi in realtà faremo prima le due consistenze molto simili. Quella a 63 e 64. Miele viscoso e maionese spessore. 63, 64 e poi c'è 60. Ma non sono 4. Sono 3. È che noi abbiamo 4 uova e quindi abbiamo un'opportunità di sbagliare. Per fare la cottura sotto vuoto, per chiunque non l'avesse mai fatta, intanto dovete prendere questi aggeggi che costano tantissimo. Intanto sei già sbagliando. Sì, però intanto stai già sbagliando. Ma tu veramente l'uovo. Hai mai fatto un sottovuoto? Non abbiamo censurato la macchina. Ma chi se ne frega, anzi è meglio dire che l'abbiamo comprata la Lidl, la niente. L'abbiamo comprata a 30 euro la Lidl, sì. Che funziona bene. Perché le uova odorano proprio sempre di... Puzzano tantissimo queste. Vabbè, che esconda lì, eh. Ciappalino, ciappalà. Perché c'è del liquido rosso lì dentro? Abbiamo smarmellato con le fragole io e Nick. No, dobbiamo dire sta cosa. Quando abbiamo aperto questa macchina da sottovuoto, noi abbiamo tolto queste guarnizioni. Ah, è vero. Serve giustamente per riuscire, credo, a spellere tutta l'aria. No, no, a isolare, esatto, sì, a far sì che il sottovuoto venga. Queste tonno se le era messe in testa rischiando di romperle. E noi cercavamo di fare il sottovuoto senza queste, non veniva un cacchio. Ma perché sembra la tipica guaina che trovi degli oggetti elettronici che butti via, vabbè. Formaggio arrendevole. No, è un casino se si rompe. Io sono un tipo loco, un tipo pipito loco. Gianni, mi mandi un tecnico. Claudiano, mi potresti portare tre arrosticini per i ragazzi? Arrivo in subito, scena? Arrivo grazie subito. Mille, Claudiano. Pofe. Uno è sigillato. Aspetta, perfetto. Aspettiamo a metterlo giù. Secondo me tiriamo una sberla a quest'uovo. Quest'uovo non si rompe. No, dai, non agli arrosticini, Claudiano. E Roberto, no! Mi passi uno. Dor, come cazzo hai fatto? Madonna, non è possibile. Ma questo è scemo. Vabbè, no! Ma ti si è interrotto il contatto elettrico del cervello. Ma cosa ha fatto? L'ha preso, l'ha messo dentro, ha fatto. No! Così. No, che adesso si è sporcata tutta la. Ma infatti, tieni il tuo rossicino. Ho avuto un Andreotti. Ora non possiamo più sbagliare. Questa è la bellezza del giorno dopo le puntate. Campioni di cibo. Andiamo a metterli dentro alle due vasche. Alle rispettive vasche. E li andiamo a recuperare tra un'ora. Questo è 64, quello è 63. Sì. Il mio è giù. Anche il mio è giù. Ci vediamo tra un'ora. 60 minuti. Fuori. Tiro fuori. Questo a destra, l'ovino dei 63 gradi. Sinistra, l'ovino dei. Ma che gli occhiali. Beh, intanto ce li abbiamo fuori. Metti di suonare. Potrebbero esplodere. Potrebbero esplodere. Sì, da noi. Dai. Che prendo di... In questa oretta di cottura abbiamo mangiato il poulet. Chicken tikka masala. Miele viscoso. Miele viscoso, quello a 63 gradi. Esatto. Come fai a sbucciare un miele viscoso? È quello che mi chiedo anch'io. Come fai a sbucciare? No, perché in teoria secondo me dovrebbe essere miele viscoso dentro. No, se c'è una cosa che io odio fare nella vita è sbucciare le uova. Faccio. Ma prova a fatelo un po' sul tagliere. Piano, piano. No, è venuto. La bizzurca. No. Che consistenza ha? È miele. Non so, non capisco perché c'è anche l'albume. Che guarda se si sta vedendo. Puzza di culetto di galline. Guarda l'albume. Aspetta, c'è odore di Salmonella. Ma
se buco quello, anche l'albume è miele viscoso. Tutto figo. Miele, non mentono. Avrò un uovo di alien. Tu lo scucchiai come la cocca, presente? Io non ho mai sentito un ovetto che puzzasse così tanto di vita mia. Non si può mangiare questo. Sì, te lo giuro di sì. Guarda, ti prendo un piattino. Sta fermo, non lo sbussare. Oddio però. No, è un po' mieloso, Io lo assaggio. Aspetta Nicolino. Venimo qui, Rocco. Dai, Claudiano. Rocco. Qui è Rocco. È un po' varicelloso, Cin cin. Alla salmonella. No. Buono, perché il tuorlo è cotto. Buono. Cotto è cotto. Però è mieloso. Nick, fai un'altra cucchiaiata. No, grazie. Ho mal di pancia. Ma non è che scatta così. Cioè, non è che la salmonella da un giorno nel all'altro. Nel momento in cui entri muori. Vabbè, mettiamolo da parte. Mettilo. Interessante qui. Secondo me l'esperimento è abbastanza riuscito. Ma miele viscoso. La domanda è miele viscoso? Dico di sì. Nei suoi limiti e possibilità. Ma il miele è più così. Ma vabbè, ma dipende quale prendi. Ma la consistenza non è proprio. Dipende miele. Quale prendi. Però è viscosino. Vieni qua con il prossimo. Questo è uguale. Cotto sempre a 60 minuti come questo. Però un grado in più avrà dovrebbe fatto la differenza. Divenuto tipo maionese. Che differenza c'è fra la maionese e il miele viscoso? Le due, il miele è più denso che la maionese. Allora, in teoria, questo è stato creato da uno stregone con più esperienza. Ma è andato Rocco? Rocco? Abbiamo un problema. È uguale. È identico all'altro. È più denso. Stuba? Cioè, è un'immagine. No, è altamente diverso. Maionese. Molto più denso, è vero che è maionese. Ma è completamente diverso. Questo è più buono. Guarda la differenza. Più densino in bocca. Beh, sul palato. Questo è quello che vorrei che mi servissero. Quello forse era crudo. Buono. Non è maionese. Com'è maionesante, eh? Io sono contro gli stregoni, però maionesante. Però questo non male. Sì. Non pensavo ci fosse differenza. Figo. Allora andiamo a quello in cui ci dovrebbe essere più differenza in assoluto, cioè il formaggio arrendevole. Quello a 68 gradi per un'ora. Bustiamo. Figo, bravi stregoni. Imbustiamo l'uovo. Attenzione, momento della verità. No, allora non devi lasciare la busta. La. Close the door. No, è troppo vicino. Va bene. Ah, al pelo. Io però tutte le volte mi scordo. Da dove esce l'uovo? Dal culo della gallina. No, non dal culo, da dove fa. Ha un foro. Ne ha tre. La gallina ha un foro. Uno solo. Sì, il sedere è pure la vagina. Tre volte questo. Secondo me è una cavolata. Non riusciamo mai. Andiamo a vedere. Ne ha due. Ne ha uno per la pipì e la riproduzione. E uno per la cacca e l'uovo. No, guarda, ha una cloaca. Ha solo un buco la gallina. Sì. Dentro fa schifo. Eh beh, grazie, anche tu fai schifo dentro. 68. Vai. Un'ora. Fai partire timer. Fatto partire timer. Prepariamo il nostro formaggio. Ci vediamo qua tra un'ora. È passato. Un'ora e quindi. Ma posso già toglierlo? Io ho fatto un pisolino. Posso toglierlo? Sì, è passato un'ora. Sai che su ste robe non scherzo mai. Mai. Sento che qualcosa ribolle in pancia e non è bello. Cioè, mi sento un po' di cagato, Era come fare la pipì. Scriveteci qua sotto nei commenti che cosa sono gli effetti immediati della salmonella. Comunque, andiamo a vedere se sarà un formaggio arrendevole. Gli stregoni avevano una qualche ragione. Allora, ha fatto uno sloop come gli altri, No, è diversissimo. No, ragazzi, è uguale. Io immaginavo stracchino, invece a me non mi sembra stracchino. Sembra più morbido rispetto agli altri. È quello la cosa strana. Aspetta. Che uguale al tuorlo. Oh mio Dio. È uno sbloops. Uno sbloobolino. Infatti è più solido. Rompo così. Ma è quasi duro. No, sai cosa? Sì, capisco la cosa del formaggio perché in effetti secondo questo tuorlo potresti spalmare su un panino. È un formaggio davvero. Aspetta. Bellissimo. L'ho appena spalmato tipo Nutella. Ma è bellissimo. È un formaggio arrendevole per davvero. Lo provo. Magna. Vacchio totale. Questa cosa è fighissima. Ok, questo è davvero bello. Questo dopo. C'è un'area strana. Un'area strana. Però ce l'abbiamo fatta. Chi l'avrebbe mai detto? Gli stregoni avevano ragione. Non è che magari si riferivano alle consistenze solo del tuorlo? Può essere. Infatti ci stavo arrivando anch'io. Però può essere. Aspetta che voglio fare il nutellino. Bravi tutti gli stregoni del mondo. Qua suonano al campanello. Quindi noi possiamo dire che l'esperimento è quasi riuscito. Io direi al 90%. Sono rimasto davvero di stucco. La cosa bella è che anche prima stava guardando su internet e Bressanini lo fa senza questi strumenti, quindi lo alleluia a casa senza questi aggeggi infernali. No. Vi consigliamo di fare quello formaggioso piuttosto che gli altri due. Sì, secondo me i due più alti sono più buoni. 84 gradi un'ora o 68 gradi un'ora. Quindi adesso tutte le uova che ci sono rimaste le renderemo formaggio arrendevole. Se non ci sono rimaste. Grazie per aver guardato questo Around Extra. Vi faccio sapere a breve se abbiamo la salmonella. Per quando uscirà questo video lo saprete già. Scriveteci febbre. Qua sotto nei commenti. No, vado a vedere cosa fa la salmonella. Nausea, ce l'ho. Dolore addominale, ce l'ho. Subito seguiti da diarrea, non ce l'ho ancora. Febbre e vomito. Arrivederci.